Ragazzi, pizzeria? No, zero voglia di uscire. Facciamocela portare a casa. Ma se arriva fredda? O se proprio non arriva? E poi, da chi ce la facciamo portare? Come da chi? Eat & Joy. Hanno il forno a legna e sono specializzati nella consegna a domicilio. Anzi, per me anche due arancini ragù e piselli. E non ti dimenticare le birre. E che aspetti allora? 331-7591-064. Chiama subito. Eat & Joy a Bra. In via GB Gambino, 78. Ma dai, mi hai fatto cadere l'arancino. Richiama, va, che ne ordino almeno altri due. Questo programma vi è offerto da... Tesoro, ti ricordi che stasera siamo invitati alla festa sul Panfilo del Moroni? Non possiamo andarci conciati così. Ok, amore, ma tu ti devi rifare il trucco ed io barba i capelli. Io non so dove possiamo andare. Dal martedì al sabato, ma mai di lunedì, che tu sia uomo o donna, per il tuo taglio di capelli e non solo, corri da Mai di Lunedì, in corso 4 novembre 2 a Bra. Acconciature e make-up per matrimoni, cresime, cerimonie, battesimi, riunioni di lavoro, appuntamenti amorosi, incontri... Sono le 21 e 2 minuti. Brown the Rocks. Join the club. Just jumped over, jump me. Yeezy, 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 just jumped over, jump me. Yeezy, 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 this is pure luxury. I'm giving great from Bond on a DJ Mustard. Yeah, we made a million a minute. We made a million a minute. Too many bodies feel bad for Bill Cosby. Did he forget the name? Just like say again, please. Le 21.02 e 37 di lunedì 24 febbraio. Siamo di nuovo qui su See Through, la stazione sempre brownderocks.it, e vi do il benvenuto di nuovo a questa puntata serale che stavolta ha una sorpresa. Quindi una nuova regia, in realtà più che nuova, originale, perché questa era la squadra iniziale. Giusto Marco? Prima che ti tradissi e ti abbandonassi, perdona. Però, quando si torna indietro sui propri passi e quindi ci si ripresenta come ha fatto il buon Marco, anche stavolta gli errori vengono perdonati. Mi fa molto piacere essere qua, molto, anche molto a me, piacere. Anche a me davvero, ci voleva. Allora, la news della settimana, Marco, credo che purtroppo la sappiamo. Direi che è un po' impossibile non saperla, a meno che non viviate sotto una pietra probabilmente. Sì, per chi vive su questo pianeta diciamo che... Tristemente. È inevitabile saperlo. Esatto, globalizzazione, un mondo dove sappiamo che perlomeno tutti in qualsiasi parte del mondo si stanno svegliando con gli stessi titoli. Ovviamente io sul mio telefono l'ho aperto stamattina, ho solo l'unica cosa che ho letto era l'infamissimo nome coronavirus, il celeberrimo, tanto odiato, e penso sia così per tutti, c'è un panico e delirio mediatico incalcolabile. Mi trovi d'accordo. Che accompagna tutto questo. Quindi fra headlines intermittenti di contagi innumerevoli e incalcolabili in questa zona, di cui poi in vero lo 0,1% è poi risultato positivo, e quelle degli stessi giornali che si chiedono perché c'è questo panico mediatico, non lo so, chi lo sa, giustamente tutti saremo confusi, preoccupati, spaventati, quello che volete. Fra di voi ci sono anch'io, e più che preoccupata sono confusa, incredula di assistere per la prima volta a quel delirio un po' nostalgico da filmone apocalittico che non credevo avrei mai vissuto, perché i supermercati svuotati, le strade deserte, tutte queste cose, questi topos, non pensavo li avremmo visti, invece... Eccoci qua. Si tratta di un genere cinematografico che non si sa perché funzioni. Esatto. Anche quando fanno quei film veramente con degli effetti pessimi, orribili. Esatto. Però funziona sempre, e evidentemente l'universo, ho voluto dirvi, vi piaceva tanto? Molto, molto bene, eccoci qua. E in un certo modo questa situazione è ironica, perché in queste situazioni dove non possiamo avere il controllo su nulla se non noi stessi, l'unica soluzione figurata, che in questo caso diventa anche letterale, è lavarsene le mani. Ebbene sì, zozzoni, perché a quanto pare più efficace che massacrare sospetti infetti per strada, cosa che succede, che fra l'altro per me sconfigge la logica, perché se hai timore di essere infettato, perché vai a toccare quella povera persona che sta cercando solo di attraversare la strada? Quindi più efficace di quello, più efficace persino di condividere fake news, incredibile, c'è una misura straordinaria e incredibile che potrebbe salvarvi dalla pestilenza.
proprio lavarvi le mani. Yeah! Come ogni giorno ci svegliamo, qualche sospettoso sito web ci ammonisce di non essere mai riusciti nemmeno a sederci giusti sul water, perché il modo giusto ce lo insegnano loro al seguente link assolutamente affidabile, assolutamente non virulento. Anche in questo lieto giorno scoprirete che non vi siete mai lavati bene le mani, e l'ho scoperto anch'io. Quindi è bene per me che la prima news sia proprio quella su come correttamente lavarsi le mani in una situazione di infezione o pandemia o epidemia o come preferite chiamarla. Istruzioni per l'uso. Innanzitutto, Marco, bagna le zampette con acqua. Dopodiché, e fino a qui c'ero. Fin qui, secondo me, lo ci facevo. Siamo stati tutti. Dopodiché, utilizzate abbastanza sapone per tutta la mano, meglio se liquido che solido. Accorgimento non indifferente. Dopodiché, sfrega i palmi fra di loro. L'hai fatto? Benissimo. Sì, in genere lo faccio. Ora devi sovrapporre la mano destra, il suo palmo, con il dorso di quella sinistra, intrecciando le dita e violentemente sfregandole. Vicendevolmente. Sì, ci sono, dai, ce l'ho. Lo faccio così. Non contento? Dopo di questo, fai lo stesso con l'altro palmo. Ma non è finita. Prepotentemente sfrega le tue nocche superiori e inferiori fra di loro. Ancora no, non lo faccio. Ebbene sì, ancora non soddisfatto, ti pulisci con cura e aggressività i pollici, tutti e due, perché non è solo uno. Beh, per certo, ambedue. Questo ci sta. Questo non dimentichiamolo. Siamo quasi alla fine. Le vostre unghiette vengono raccolte nel bel conosciuto segno italiano di ma che si dice? Dopodiché, con movimenti rotatori e insistenti, le sfregate con ogni palmo che avete, si suppone almeno due. Almeno due. Al massimo anche due. Le unghie, infatti, sono infamissimi ricettacoli di batteri e tabacco da arrollare. Ora è arrivato quel momento che non vi aspettavate più. Sì, dovete sciacquarle. Ora non vi resta che asciugarle e con lo stesso monouso asciugamano chiudere il lurido rubinetto. A questo punto hai fatto tutto quello che dovevi. Ora puoi urlare a gran voce quell'imprecazione che hai pensato a partire dalla fase 3, osservare meravigliato le tue mani come fanno nei tutorial e andare per il tuo destino. Ora che hai queste informazioni molto importanti e molto utili per salvarti dalla cosiddetta pestilenza, possiamo, che dici, procedere con buone news. Noi dopo questo tutorial vi passiamo un pezzo dei Delegation, It's Your Turn to Wash Your Hands. Ci sentiamo subito dopo.
Questi erano i Delegation, It's Your Turn. Dicevamo, puntata che vuole concentrarsi sulle cose belle e sulle belle news, perché di brutto sappiamo già tutti che cosa c'è. La prima non è una vera news positiva, o meglio lo è, però vedendo nel contesto parlare di positività è un pochino eccessivo. Mentre la Cina combatte una delle più gravi epidemie virali del secolo, gli impatti sulla domanda e sulle emissioni energetiche del paese cominciano a farsi sentire. La domanda di elettricità e produzione industriale rimangono di gran lunga al di sotto dei livelli abituali attraverso una serie di indicatori, molti dei quali sono alla media più bassa di 2 settimane da diversi anni. Questi includono utilizzo di carbone nelle centrali elettriche, che riporta i dati giornalieri al minimo di 4 anni. Tassi di funzionamento della raffineria di petrolio nelle province di Shandong a livello più basso dal 2015, produzione di linee chiave di prodotti in acciaio a livello più basso per 5 anni. Di seguito, diciamo conseguente a tutto questo, i livelli di inquinamento atmosferico di diossido di idrogeno sulla Cina sono diminuiti del 36% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, mentre i voli nazionali sono scesi fino al 70%. Nello stesso periodo del 2019 la Cina ha rilasciato circa 400 milioni di tonnellate di CO2, il che significa che il virus avrebbe possibilmente ridotto le emissioni globali fino ad oggi. Questa, come ho detto, è una serie, non tutto il male viene per noi. Esatto, circa, però appunto diciamo che non riesco a vederla come una news proprio positiva, perché è la conseguenza di qualcosa di molto triste. Però diciamo che se ci fa realizzare qualcosa, non so Marco se sarei d'accordo con me, ma possiamo vedere che tante industrie del mondo, cioè gran parte dell'industria del mondo, si è fermata. Sì. E penso sia evidente che l'urgenza e le cose che ci interessano alla fine sono altre. Forse questa sarà una presa di coscienza del mondo, anche di qualsiasi consumatore, magari, cioè anch'io o chiunque altro, a dire effettivamente si può vivere senza cose, produzioni. Alla fine, in questo momento, cosa ci interessa è mangiare e non ammalarci. Vero. Quindi, chissà. Speriamo che se non altro rimanga questa lezione. Almeno. Sì, esatto, perlomeno. E appunto, la scorsa settimana, senza un'intenzione precisa, felicemente ho trovato tante news positive. Questa settimana sono andate a cercarle. E quindi partiamo subito. Notizia carina: un Labrador è il protagonista, è diventato il primo cane nel Regno Unito e potenzialmente nel mondo a unirsi alla lotta contro l'inquinamento atmosferico, registrando i livelli di inquinanti vicino al livello del suolo. Bagheera, che si chiama come la pantera del libro della giungla, è un Labrador nero che indossa un monitor per l'inquinamento attaccato al collare, in modo da poter misurare i dati di inquinamento però vicino al suolo. Dal momento che il monitor ha scoperto che i livelli di inquinamento atmosferico sono molto più alti quando sono vicini al livello del suolo, la ricerca ha aiutato a mettere in evidenza le preoccupazioni che neonati o bambini piccoli possono essere a maggior rischio di sviluppare problemi polmonari. Questo progetto in verità ovviamente non è un'idea del cane, ma è del suo proprietario Tom Hunt. Quindi il 13enne padrone di questo cane, figlio di un impresario nell'ambito dell'energia rinnovabile, quindi probabilmente un bambino che è già cresciuto con questi ideali green, ha pensato di fare la sua parte e unirsi a questa lotta con l'aiuto del suo cane, facendo questa considerazione intelligente, che i bambini, quelli piccoli e quelli ancora più piccoli che stanno in passeggini o culle, sono di fatto quelli che possono soffrire di più di questo inquinamento. Sì, indubbiamente. E quindi è una considerazione importante, perché è una di quelle cose piccole a cui non si fa caso, ma di solito le stazioni di rilevamento sono appese ai semafori, quindi sono magari a 2 metri, 3 metri, una altezza che in realtà nessuno raggiunge, quindi di fatto sono più pratici questi livelli qua. Con Enrico, non so se avevi sentito Marco, ma avevamo parlato del fatto che collegato a questo le siepi siano un ottimo deterrente per l'inquinamento, cosa che si è scoperta solo in quest'anno, perché tutto l'inquinamento che c'è a un basso livello, quindi proprio alla nostra altezza, va a
essere filtrato proprio dalle siepi, che sembrano solo questa cosa di decorazione. Invece... E in realtà rispetto agli alberi, se non sbaglio, sono più efficaci del 60%. Quindi notevole. Secondo me notevole, appunto, anche perché io avrei detto che gli alberi facevano più lavoro, invece proporzionalmente no. E visto che la stessa, anche questa ricerca sulle siepi è stata fatta in Inghilterra, secondo me questo ragazzo ha dato un buono spunto per magari attivare una collaborazione fra qualche startup, oppure anche solo creare da parte del governo consapevolezza a riguardo. Quindi questa è la prima notizia carina che ho trovato e ho pensato di portarvi. Possiamo fare una pausa, se sei d'accordo, con Carmen Time to Move. Quindi tempo di muoverci, ballate pure per questi minuti, noi dopo ci saremo. Thank you.
torniamo, questa era Carmen, Time to Move. Quindi good news, andiamo avanti su questa onda, direi. Parlando di onde e di mare, ovviamente, che cosa viene in mente? Il 25enne olandese Bojan Slat è il giovane ingegnere responsabile già dell'organizzazione che ha recentemente raccolto per la prima volta nella storia due container pieni di rifiuti dalla Great Pacific Garbage Patch, che sarebbe quest'isola di rifiuti galleggianti nel Pacifico. Però ora che questo progetto è, diciamo, partito, sta puntando gli occhi sulla vera fonte di maggior parte di quell'inquinamento. Quindi Slat ha già navi per la pulizia oceanica dispiegate lungo il percorso delle principali correnti oceaniche, consentendo a grandi quantità di rifiuti di spingersi verso i suoi dispositivi. Ma contemporaneamente ha guardato un po' più a monte del problema, quindi se la plastica finisce in mare sicuramente lo fa attraverso i fiumi, ed è proprio sui fiumi che lui si sta concentrando. Secondo la sua organizzazione e lui di Ocean Cleanup, hanno iniziato a combattere l'inquinamento dei fiumi dopo che la loro ricerca ha rivelato che solo 1000 dei fiumi del mondo sono da soli responsabili del deposito dell'80% di tutta la spazzatura che c'è nell'oceano. Quindi, chiudendo i rubinetti, fra virgolette, catturando la plastica lungo il corso del fiume, il compito molto più difficile di catturarlo nell'oceano può essere evitato alla maggioranza, nella maggior parte. Quindi l'ultima creazione di Slat è proprio per rispondere a questa necessità di Interceptor, quindi l'intercettatore. Un'efficiente chiatta a energia solare che divora la spazzatura del fiume attraverso una barriera permeabile all'acqua e impermeabile alla plastica. Sì, esatto. La posiziona, diciamo, a metà del corso, quindi in una mezz'aria, ma nell'acqua. E un nastro trasportatore nella parte anteriore dell'interceptor, quindi estrae la plastica dall'acqua, la deposita su una navetta che si muove lungo la chiatta e deposita la spazzatura in uno dei 6 cassonetti controllati in remoto da un equipaggio a terra. Una volta pieni, i cassonetti su una chiatta separata possono essere rimossi da un'altra barca, portati poi a terra per il riciclaggio. E le ributtiamo a casa di quelli che l'hanno buttata nel mare. Esatto, così dovremmo fare, o fargliela mangiare, o insomma. Al massimo delle prestazioni, l'Interceptor è in grado di estrarre 100.000 kg di spazzatura al giorno, quindi non poco. E con diversi Interceptor posizionati idealmente lungo le parti chiave o più strette dei fiumi, è probabile che minime quantità di immondizia possano raggiungere l'oceano. Quindi l'obiettivo di Slat per adesso è avere tutti questi interceptor in 1000 dei peggiori fiumi inquinanti entro il 2025. Questo macchinario è facilmente fabbricabile, gli consente di essere più ampiamente disponibile in paesi più poveri in cui purtroppo l'inquinamento è peggiore perché lo smaltimento dei rifiuti è meno sviluppato. Attualmente The Ocean Cleanup ha intercettatori nel fiume Klang a Kuala Lumpur, tra i 50 fiumi peggiori per l'inquinamento, e il Chenkareng Drain a Jakarta. Quindi Ocean Cleanup aiuterà chiunque cerchi di fare pressioni sui propri governi locali per l'implementazione dell'Interceptor. I lettori possono esplorare questa iniziativa visitando la sezione Nomina il tuo fiume del sito web. Quindi questa è una cosa a cui in realtà tutti possono partecipare, tutti possono dire la propria. Mi sembra di capire che è la zona asiatica, quindi quella che dà il contributo maggiore con tristemente sì. Abbiamo visto qualche puntata scorsa che effettivamente quasi l'80% di tutto l'inquinamento viene proprio da 5 stati, 5 soli, che sappiamo anche quali sono, e mi sembra siano Cina, Indonesia, Thailandia, forse le Filippine, comunque tutti i paesi. Probabilmente l'India sarà in mezzo a quello. Probabilmente anche l'India. Sappiamo anche che questo problema non è causato, diciamo, non sono per forza gli abitanti che se ne sbattono dell'ambiente. Sappiamo benissimo che tanti paesi sviluppatissimi, ricchissimi, che stanno benissimo, mandano a prezzi ridicoli la spazzatura, certo. E quindi purtroppo uno la gestisce come può. Speriamo che questa iniziativa, col fatto che appunto ci si può pure iscrivere e proporre dei fiumi, potrebbe avere un'ottima presa. Quindi speriamo che possa. Ripetere il sito. Assolutamente, il sito si chiama The Ocean Cleanup. Okay.
e lo posso postare sulle sì, storie. Sì, magari lo mettiamo anche, esatto, sulla pagina della radio. Esatto, così. Chissà che magari qualcuno non voglia proporre uno dei nostri fiumi come eventuale candidato. La prossima canzone è di Skipworth and Turner O ed è Thinking About Your Love. Ci sentiamo dopo di lei. Intanto mi permetto di dire che arrivano i saluti, ti saluta Sara, ti saluta Checco, tutti contenti, ciao Sara, per la tua, ciao, puntata, Checco, per la tua musica. Ma che e bello. Non posso fare altro che confermare. Ma sono proprio contenta. Ma le tue playlist sono sempre bellissime, lo sai, te lo dissi la prima volta e confermo. Grazie mille, sono contenta perché quando la musica piace a tutti ci si diverte di più, quindi ogni volta spero di scegliere bene e spesso con gioia scopro che l'ho fatta, anche stavolta ce l'abbiamo fatta, come quella.
fratelli di Amaro Montenegro. Esatto. Ma sembrava impossibile, ma ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, che bei ricordi. Nuova headline. Io scopro cose, Marco, che non credevo possibili. Questa è bellissima. E le scopro con te. Questa è bellissima. Allora, nuova entusiasmante startup che può produrre energia pulita vaporizzando tutti i rifiuti senza emissioni o sprechi. Ma dove? Ma come? Noi non ci crediamo. Invece, convincimi perché non ci credo. Sierra Energy prova a convincerci così. Lei punta a contrastare tutta la spazzatura non riciclabile che finisce nelle discariche, dai rifiuti, materie plastiche pericolose, gomme, pneumatici, di tutto e un po'. Utilizzano un altoforno che come prerequisito ti fa dire non sembra molto pulito, e invece ci fanno cambiare idea. L'altoforno è stato modificato dall'azienda, utilizza una tecnologia di gasificazione brevettata da loro, suppongo che è la Fast Ox, per riscaldare tutta la spazzatura a 4000 gradi Fahrenheit, cioè il doppio del cuore di un vulcano, quindi caldo, un pochino. Direi che è caldo. Questo fino ad ora sembra dare l'idea di qualcosa che richiede enormi quantità di energia. Sono d'accordo, ma invece non è così. Il sistema è in grado di generare calore semplicemente iniettando una sola cosa nella fornace, ossigeno puro. Come fa? L'ossigeno reagisce con il carbonio proveniente dalla spazzatura in decomposizione. Così uniti creano monossido di carbonio e idrogeno. Quindi questo vapore viene pompato nuovamente nel forno per mantenere la temperatura interna. Secondo quanto riferito, il carburante prodotto da questa tecnologia è 20 volte più pulito degli standard di carburante della California, e tutti i gas generati tramite il processo vengono catturati per essere riutilizzati, ad esempio per sostituire i combustibili fossili che alimentano gli aerei o per essere utilizzati come fertilizzante, idrogeno o etanolo. Quindi una notizia secondo me mai vista, perché questo metodo geniale di iniettare ossigeno in spazzatura in decomposizione, quindi utilizzando praticamente nulla se non una risorsa che ne abbiamo in quantità, è assolutamente positivo. Questa tecnologia di gasificazione converte in modo efficiente ed economico la spazzatura in elettricità, idrogeno, gas naturale rinnovabile, diesel, quello ci piace un po' di meno, però vabbè, insomma, ammoniaca e una varietà di altri preziosi prodotti finali. Quindi quando si combina questa tecnologia con il riciclaggio e altre strategie di diversificazione di rifiuti, c'è una soluzione importante a questo problema. Una news che non mi aspettavo, una tecnologia una cosa molto interessante. Ovvio che se io fossi un petroliere degli Emirati Arabi sarei molto preoccupato. No, esatto, non saresti molto felice. Non molto felice, però il resto del mondo fortunatamente può esserlo. Nel tuo immenso palazzo da 50 piani leggi le news e dici ah, questi fanno l'energia con l'immondizia, ma dove sono usciti? Ma secondo me anche fosse quelli che si sono fatti soldi col petrolio avrebbero abbastanza soldi da nutrire generazioni e generazioni, eccetera. Ma sai eccetera. Cos'è? Quando ne hai tanti ne vuoi sempre di ma più. Ma vero, ma infatti ma la gente non si sa proprio accontentare tutti questi milioni. Noi, cioè Brown the Rocks è qua, abbiamo pure Satisfay e nessuno ci manda niente. Ma com'è sta un storia? Un emiratino che ci fa un piccolo bonifico. Esatto, così. Se ci mandate dei soldini facciamo finta che il diesel forse vada bene. No, mai, no, perché no. Abbiamo imparato dai nostri vicini di casa che queste cose forse, non lo so, è meglio non dire bugie. Vero, prima vero. Poi salta fuori il giornalista incazzato che la tira fuori e poi vediamo. Un'altra notizia positiva, anche questa inaspettata. Però parliamone dopo CC Peniston, finally. Ci sentiamo dopo. Rise.
ci avviciniamo alla fine della puntata. Dopo di noi ovviamente non ci sarà il silenzio, ma ci sarà sempre il più radical Nick, non potete perdervelo. Però insomma, se aspettate solo 20 minuti sarà qua, quindi restate online mentre io vi dico un'altra news a cui non avrei creduto fino a poco tempo fa. Io mi ricordo, potrei sbagliarmi, però negli anni 90, quando sì, si parlava già di cambiamento climatico, ma non in, diciamo, in questa intensità, il problema più grande e più in vista era quello degli animali che venivano uccisi magari per le zanne oppure le balene per il grasso. In particolare le balene, credo che nell'immaginario collettivo ci siano queste immagini di baleniere che arpionano le balene, proprio immagini tristissime che ogni volta che le vedevi stavi male come un cane. Sì, grazie a Greenpeace abbiamo iniziato a vedere quelle immagini, perché prima ovviamente non si vedevano. Esattamente, prima tutto all'oscuro, poi l'abbiamo scoperto e stavamo peggio, e credo che a un certo punto siamo arrivati a dire: beh, dovremmo accontentarci di un mondo dove le balene non ci sono. Anche questa volta non è andata così. Bene. Quello che uno pensa sia vero. Questa sera mi ha dato fiducia nell'umanità. Chiara. Dai, speriamo, lo spero. Fiducia. Lo spero, perché anch'io sto avendone molta viste queste news, nonostante appunto il momento in cui ci troviamo. Quindi i conservazionisti, ma non i conservatori, si rallegrano che dopo nuove ricerche hanno dimostrato che le balene nell'Atlantico meridionale sono finalmente riuscite a fuggire dall'orlo dell'estinzione. L'intensa pressione dell'industria della caccia alle balene nei primi anni del 1900 ha visto la popolazione di megattere occidentali diminuire a sole 450 balene in totale, dopo che circa 25.000 dei mammiferi erano stati cacciati in 12 anni. Quindi da 25.000 a 450. Pazzesco, e quando i numeri hanno appunto tre cifre fa davvero paura, quando senti che ci sono ancora 200 rinoceronti è come ce ne fossero zero, è una cosa molto spaventosa. E in effetti un po' una cosa a cui forse ci siamo abituati a pensare, che le balene prima o poi se ne sarebbero andate, e invece no. Le protezioni messe in atto negli anni 60, dopo che gli scienziati avevano notato in tutto il mondo che la popolazione di balene stava diminuendo, hanno avuto i loro effetti. Anche a metà degli anni 80 la Commissione Baleniera Internazionale aveva emanato una moratoria su tutte le balene commerciali, offrendo ulteriori garanzie per la popolazione in difficoltà. Quindi questo nuovo studio scritto da Grant Adams, Jones Best e André Punt della School of Aquatic and Fishery Sciences dell'Università di Washington hanno rivelato che la popolazione della specie è tornata di nuovo a 25.000, quindi ha recuperato totalmente. I ricercatori quindi ritengono che questa nuova stima sia vicinissima ai numeri pre-baleniere. Ovviamente rimangono piacevolmente sorpresi da questo ritorno, come lo siamo tutti. Lo studio è stato pubblicato il mese scorso sulla rivista Royal Society Open Science e confuta una precedente valutazione condotta dalla Commissione Baleniera Internazionale fra il 2006 e il 2015, che indicava che la popolazione a quei tempi, cioè soltanto 5 anni fa, aveva recuperato solo il 30% del suo numero di pre-sfruttamento. Ma a valutazione completata quindi adesso, le informazioni sono molto più accurate e assolutamente molto positive. Lo studio incorpora record dettagliati del settore della caccia alle balene dall'inizio dello sfruttamento commerciale, mentre le stime attuali sono state fatte da una combinazione di indagini aeree, navali e a tecniche di modellizzazione avanzate. Gli autori anticipano che il modello creato per questo studio potrà essere utilizzato per determinare il recupero delle popolazioni di qualsiasi altra specie in modo più dettagliato. Quindi, oltre a darci una buona notizia, forniscono anche all'umanità un software utile per vedere qual è la curva di ritorno dall'estinzione degli animali. Adams dice: riteniamo che la trasparenza nella scienza sia importante, su questo siamo d'accordo, specialmente in questo momento. Il software che abbiamo scritto è disponibile al pubblico e quindi chiunque può riprodurre i nostri risultati. Anche qui credo che siano due le vittorie, perché quando qualcosa è open source come questo, chiunque può usufruirne, è davvero un bene che può andare a impattare la maggioranza. Quindi questo studio ci ha portato due buone notizie. Io sono contenta perché non ci avrei creduto. Molto, anch'io, sì. Per
Per adesso ci ascoltiamo She Can't Love You di Chemise. Dopo arriviamo con un'altra buona news e purtroppo anche alla fine, ma di nuovo dopo ci sarà Radical Nick, quindi non piangete, sentiamoci fra poco. Saw who you were with too. When I saw you last night, I could easily see she was holding you so tight, 'cause she knows you want me. Oh no, but she can't love you. She can't love you like I can. She can't love you. News, che più che news è un consiglio che ci danno dalla più antica società ecologica del mondo e forse vogliamo seguire. Dico questo parlando di primavera, in due secondi ho fatto tutto un circolo di pensieri, non so dove sono finita. La primavera in realtà sta arrivando, perché tecnicamente adesso è quasi marzo, giusto Marco? Sì, manca poco. Però è stata già primavera da tipo da novembre. Due mesi, esatto, praticamente, quindi non lo so se la primavera è adesso, se sarà fra due mesi, se c'è già stata, non lo so. In ogni caso, se vuoi aiutare a, diciamo, se vuoi aiutare la non riduzione di popolazioni di api, gli ecologisti ci incoraggiano a imparare ad amare le erbacce. Quindi consigli per la primavera, consigli per aiutare le apine che sono già abbastanza in difficoltà. All'inizio del suo mandato come nuova presidente della più antica società ecologica del mondo, Jane Mammont ha ricordato a tutti la scorsa settimana che lavorare per vivere in armonia con la natura può essere tanto semplice quanto mantenere il proprio prato amichevole per le api. Quindi, intanto ha puntato il dito contro i suoi connazionali inglesi dicendo: noi abbiamo questa idea e questa necessità di tenere il prato perfetto, qualsiasi erbaccia togliamola, l'erba sempre tagliata corta. Invece questo in realtà non è così eco-friendly, diciamo, non è così positivo per l'ambiente. Perché, ad esempio, i denti di leone, quindi questi fiori giallissimi, che poi credo siano quelli che diventano i fiori di cotone che soffi e ti fai il tatuaggio, metti la foto su Tumblr, sono alcuni dei fiori con più potenziale di polline. Io da quello che ho capito, magari c'è un fiore che ha
100 di polline, l'altro ne ha magari soltanto 10. Quindi okay, più il fiore ha petali, quindi più petali il fiore ha, meno polline. Sì, perché il fiore non c'è tanto spazio avrà. Esattamente, perché tutta l'energia che per esempio una rosa impiega per produrre i petali non la mette nel produrre polline. Invece un fiorellino come il fiore di leone, quindi il dente di leone, giusto? Dente di leone, sì. Quindi praticamente tutto, non si sa cosa sia petalo e cosa sia polline, quelli sono migliori. Quindi i consigli per la primavera sono: non tagliare via troppe erbacce, perché queste in realtà contribuiscono molto all'impollinazione. Cercare di preferire fiori con più polline rispetto a fiori con più petali. Ovviamente cercare di usare pochi diserbanti o queste cose che insomma sì, forse possiamo farne a meno. Questo è il consiglio che ci danno. Il Regno Unito, dice questa persona, ha circa 270 specie di api solitarie. Tutte queste api amano i denti di leone, quindi è molto importante che questi restino. Spesso vengono tolti perché vengono anche considerati un'erbaccia. Non fatelo, lasciateli lì. Oltre a corollarvi il prato, aiutano anche le api. Tra l'altro ho l'immagine di queste pensiline che hanno fatto in Olanda, che praticamente il tetto della pensilina dove si aspetta l'autobus, sì, è diventato un'aiuola dove le api vanno a riprodursi. Ma che bello! E non ci sono fiori curati, è proprio erbaccia naturale che cresce. Ma così, che bello, Marco, questa era una news degna del podcast, io non so, sapevo. So che in Olanda, non so se nelle città grosse o meno, però mi informo e ti dico. Ma che bello, un'ottima idea, ma effettivamente ci sono probabilmente così tanti piccoli accorgimenti che possiamo portare avanti per fare il nostro piccolo, diciamo, che è quello che dice anche lei. Non possiamo personalmente aiutare tigri, balene o elefanti, però per gli insetti, gli uccellini e le piante che sono intorno a te si può fare qualcosa. Quindi, come sempre, come ormai ci siamo quasi stufati di dire e voi probabilmente stufati di sentire, non buttate plastica in giro, non strappate i fiori, insomma le mani metteteveli in tasca, visto che è meglio non toccare in giro per non essere infettati, e possibilmente i fiori guardateli soltanto, lasciateli alle api. Quindi questo è l'ultimo accorgimento / intermezzo che vi do di stasera, che sono le 21:53, meno 7 minuti a Radical Nick, che sono già qua, sono già pronti come una importantissima presenza, con tanto di mascherina. Assolutamente sì. Sì, sì, io e Marco impavidi siamo venuti qua senza nessun problema, invece forse ci saremmo dovuti attrezzare di più. Prossima volta veniamo con la tuta da palombaro, Marco. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me stasera, e anche te Marco ti ringrazio per aver fatto un'ottima regia, come sempre. Mi hai rallegrato la settimana con questa. Sono davvero contenta, lo spero davvero. Io ti ringrazio ancora e vi saluto tutti. Spero che ci sarete ancora la prossima settimana, perché noi ci siamo sempre alle 9, non ci scappate, su Brown the Rocks, See Through. Alle 10 Radical Nick, ed è a lui che lasciamo lo spazio. Che dire, buona serata, lavatevi le mani e fate i buoni. Ciao Chiara. Ciao ragazzi.
just jumped over jumping. Easy, 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 just jumped over jumping. Easy, 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 this is pure luxury. I'm giving great coupon on a DJ Mustard. Yeah, we made a million a minute. We made a million a minute. Too many bodies feel bad for Bill Cosby. Did he forget the name? Just like Bill Cosby. Houston, we've had a problem.